Adesso salutiamo intanto Alessandro Bazzotti, portfolio manager di JCI Capital. Alessandro, buongiorno. Buongiorno Angela, buongiorno a tutti. Allora, veramente tanta canna al fuoco oggi, ancora si parla di Grecia ma oggi passa in secondo piano perché naturalmente oggi si seguono soprattutto i dati macro sul PIL, sull'inflazione, abbiamo visto anche le nostre aste e quella tedesca tra l'altro. Vogliamo fare un attimo un sunto cercando di capire dove si trova in questo momento l'economia della zona euro? Sì, i dati di oggi erano quelli, per quanto riguarda quelli dell'inflazione, erano i dati finali che più o meno hanno confermato le attese, almeno per quanto riguarda Germania e Francia. I dati più interessanti forse sono quelli della crescita del GDP del primo trimestre e la prima lettura di questi dati, che è stata in linea se guardiamo il complesso dell'Eurozona, all'interno della quale però mentre la Germania ha, diciamo così, sorpreso con un dato peggiore delle attese, sorprese positive sono venute invece da Italia, Spagna e Francia. Quindi nel complesso non c'è stato un grosso impatto sul mercato dal punto di vista di questi dati. Ovviamente in questi giorni più che ai dati in quanto tali si guarda a cosa fanno i titoli obbligazionari del reddito fisso, perché sono quelli che hanno innescato la volatilità nelle ultime 3 settimane e che in qualche modo generano poi movimenti sia nel mondo valutario che nel mondo azionario. Questa volatilità è in fase di diminuzione fortunatamente e quindi sembrerebbe che si vada verso una normalizzazione a questi nuovi livelli di rendimento e anche a una minor volatilità sulle altre asset class. Ecco, per quanto riguarda proprio le scelte di investimento a questo punto, cosa cambia? Cosa sta cambiando in queste ultime settimane, in questi ultimi giorni, Alessandro, per le vostre scelte guardando da qui, diciamo al breve, perché magari guardiamo semplicemente da qui alla fine del semestre? In realtà non è cambiato tantissimo a livello di scenario di riferimento ed è quindi sorprendente che ci siano stati questo tipo di movimenti nelle ultime settimane. È bastato così che al mercato venisse il dubbio che il tentativo di reflazionare l'economia da parte dell'ECB avesse un successo anche relativamente veloce, anche se non è che ci siano stati proprio dei dati che confermassero questa teoria, ma c'è stato forse qualche dato che è stato migliore delle attese e quindi un mercato che era preparato a vedere un quantitative easing all'infinito sostanzialmente, anche perché c'è molto scetticismo sul reale funzionamento di queste politiche monetarie non convenzionali in Europa, ha dovuto un po' rivedere tutto quello che erano il punto a cui erano arrivati i tassi, quindi sicuramente i tassi, è facile dirlo dopo, ma erano scesi veramente troppo sia nella parte core che nella parte periferia e quindi amplificato dalla scarsa liquidità che ormai troviamo sui mercati anche liquidi per antonomasia, c'è stato un forte repricing. A questo punto però i dati non sembrerebbero al momento dimostrare con certezza che l'economia si stia riprendendo in tempi velocissimi, per cui lo scenario di riferimento rimane quello di una banca centrale che continuerà ad acquistare titoli fino a settembre 2016 come minimo e poi dipenderà ovviamente da come si muoveranno le variabili macroeconomiche in questi mesi. Da questo punto di vista quindi può essere interessante, specialmente sulla periferia, magari entrare a questi livelli di rendimento che dovrebbero essere un po' una correzione interessante, come pure interessante potrebbe essere che cominciare ad acquistare dollari dopo la correzione importante, perché si è stato quasi fino al 9% dai minimi che l'euro dollaro aveva toccato, 1,05 circa, 1,14. Alessandro, i rendimenti in salita invece, è un trend che sembra stia cambiando adesso su tutta la curva, l'abbiamo visto anche sul mercato primario, questa volta è la prima volta che il Bund tedesco sale dallo 0,13% precedente, arriva allo 0,65% per quanto riguarda quest'asta appunto sul decennale. Non succedeva dal gennaio del 2014, quindi per quanto riguarda proprio appunto la Germania si tratta comunque di un'inversione di tendenza importante. È qui per restare o si tratta di una fermata che segue la fiammata dei rendimenti nel mercato secondario, quella che abbiamo visto negli ultimi giorni, nelle ultime settimane? Ma dal nostro punto di vista rimane un'importante correzione esacerbata dalla scarsa liquidità di questi mercati, che è preoccupante di per sé, ma comunque rimane una correzione. È chiaro che rispetto a un Bund che rende 0,60 10 anni, un BTP o una Spagna o altri mercati periferici che rendono più vicino all'1,80, vediamo più valore forse nel secondo caso rispetto al primo, però comunque non pensiamo che ci sia un'inversione nel mondo dei rendimenti fixed income.
in Europa, perché riteniamo che l'ECB continuerà ad essere un importante compratore e che l'inflazione non risalirà così velocemente come magari qualcuno ha pensato in queste 2 o 3 settimane. Allora Alessandro, grazie per questo commento. Alessandro Balzotti, portfolio manager JCI Capital. Buona giornata Alessandro, a dopo.